Ciao ragazzi, tutto bene? Benvenuti in questo nuovo video, ovviamente. Perdonatemi se in queste 2 settimane e mezzo non mi sono fatto vedere, ma ho avuto problemi, ma ora è tutto risolto, ok? Anche lavorativamente non ho avuto neanche il tempo di non fare niente, neanche musicalmente, quindi insomma, potete capire. Oggi vi porterò un bel effetto, dato che non tocco le carte da tanto tempo. Ho detto, mi metto alla prova, faccio questo gioco che è tecnicamente è molto molto complicato e vediamo cosa ne pensate. Se volete il tutorial di questo effetto, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti e chi vuole essere salutato nel prossimo video, commenta con il suo nome nei commenti e io lo saluterò. Lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi. Andiamo all'effetto. Eccoci qua, ragazzi. Questo effetto mi serviranno i 4 assi, ok? Normalissimi. E una carta scelta dallo spettatore, ma che in questo caso scegliamo noi, tipo questa, a caso proprio, l'otto di fiori, che andremo a disperdere all'interno del mazzo, in questo modo, così. Ah! Ora, e anche con un bel taglio. Ora, prenderò i 4 assi in questo modo. E andrò a mettere in questa predisposizione qua. Tac, 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 tac. Ci assicuriamo che sono 4, ovviamente, 1, 2, 3 e 4. Ma fate attenzione che se io scuoto il mazzetto in questo modo, succede una cosa molto particolare, perché il primo mazzo si trasforma nella carta scelta, ovvero l'otto di fiori, che lascio qua. Famo la stessa cosa, in questo modo. E anche se quando si trasforma nell'otto di fiori. Adesso, come vedete, abbiamo solamente 2 assi. Ma fate attenzione. Anche l'ultimo si trasforma nell'otto di fiori. E quello che ora non capisco è come il fatto che qua ci siano 1, 2, 3, ma ben 4 8 di fiori. E se io vado a tagliare e lo spettatore mi dice stop in un punto qualsiasi, tipo qua, magicamente esce l'8 di fiori.